Salve a tutti, sono Antonio Procentese. Oggi vorrei parlare della nuova frontiera del web 3.0. Innanzitutto ringrazio tutti, grazie Ignite per questa possibilità e tutti voi per la presenza. Finora siamo stati abituati a parlare di web 2.0, ma cosa ha portato tutto questo? Che cultura in qualche modo ci ha creato? Diciamo che siamo pacificamente concordi sul fatto che il web 2.0 è una realtà e una cultura prevalentemente virtuale, che si caratterizza per una partecipazione dell'utente attraverso risultati e obiettivi concordi, comuni e riconosciuti dalla comunità. E soprattutto non si distingue per genere, sesso, età, religione e quant'altro. Ma perché oggigiorno si parla tanto di web 3.0? Cosa significa? Quali sono le opportunità per noi? E tramite che tecnologie è possibile tutto questo? Innanzitutto dobbiamo dire che tutto questo è possibile grazie all'interconnessione di tre elementi principali, ovvero territorio, spazialità e localizzazione. Le modalità con le quali utilizziamo questi tre elementi e grazie a degli step evolutivi delle tecnologie ci consentono appunto di parlare di web 3.0. Innanzitutto, il primo elemento fondamentale è la mobilità, ovvero l'accesso mobile. Fino a poco tempo fa potevamo accedere a internet solo a casa o in ufficio, quindi in posti statici, fisici. Ora possiamo accedere ovunque. Un altro elemento fondamentale è la possibilità di rilevare la presenza dell'utente. Quindi noi, grazie al GPS, abbiamo la possibilità, tramite anche l'accesso a internet, di venire a conoscenza di informazioni di un posto specifico che a noi interessa. Quindi tutto questo cosa comporta per noi? Abbiamo la possibilità quindi di condividere informazioni innanzitutto in tempo reale, quindi nel momento in cui esse avvengono, e in secondo luogo nel quale esse avvengono, quindi on site. E grazie ai social network e quindi ai nuovi media in generale abbiamo la possibilità di fruire informazioni, emozioni, luoghi o nello stesso istante o stessi luoghi in momenti differenti. Quindi l'importanza di tutto questo è l'informazione e la sua rilevanza. Cosa è per noi rilevante ai fini dell'informazione? Innanzitutto quindi un metadato dell'informazione, il tempo. A me un'informazione è utile in relazione a un tempo determinato. Seconda cosa è il luogo, l'informazione è relativamente utile in base al luogo in cui io mi opero. E non per ultimo, come diceva Giorgio, la rete sociale. Quindi mi è utile perché mi è proposta da una persona. Come dice Joshua Benton, no, le persone non comunicano con le persone, ma comunicano con dei social people. Ecco, è nel futuro che Benton preconizza è che il mondo virtuale e quello reale saranno comunicanti, perché uno sarà mappato e in qualche modo avrà delle ripercussioni referenziate rispetto all'altro. Il futuro che Benton preconizza propone nel cellulare, quindi nelle strutture mobili, la possibilità di connettere tutti questi elementi, persone, posti, cose, tempo, grazie appunto a queste apparecchiature e queste tecnologie. Quindi qual è la new generation che si prospetta dinanzi a noi? Una generazione capace di creare una cultura virtuale come in passato, ma che ha una ripercussione, un suo legame con il territorio di riferimento. Quindi persone e singoli capaci di trasmettere sul territorio la propria cultura. E quindi quali sono i protagonisti di questa new generation? Secondo voi già esistono tutto questo? Innanzitutto possiamo dire che ho scisso e ho classificato due categorie ben precise di soggetti. Da una parte abbiamo le moltitudini inarrestabili, tratto da un libro come nome, proprio per individuare il fenomeno e l'entità collettiva. Dall'altra parte i click workers, ovvero i singoli capaci di generare interesse e utilità personale tramite la rete. Quindi, per moltitudine inarrestabile, intendo tutte quelle persone, organizzazioni, individui che hanno la capacità in modo dinamico e fluido di mettersi insieme per un obiettivo precostituito e chiaro sin dall'inizio, come la tutela dell'acqua, dei rifiuti e così via, grazie soprattutto tramite la rete. Mentre per click worker vi è la capacità del singolo di mettersi in gioco e di trarre profitto dalle conoscenze e delle opportunità sempre che la rete li offre. Quindi, come dice anche Alex Giordano di Ninja Marketing, vi è, grazie alla partecipazione attiva che in altre presentazioni abbiamo potuto notare, la possibilità del singolo di trarre benefici concreti e economici da queste operazioni. Quindi, in sostanza, noi abbiamo questi tre passaggi. Una cultura generalmente condivisa, un'opportunità per il singolo di essere protagonista del proprio futuro personale, una moltitudine essere protagonista di un territorio. Quindi non mi resta che dire che le tecnologie ci consentono realmente di essere coautori e coprotagonisti del nostro futuro. Cambiamo il mondo a colpi di click. Insieme il futuro è giovane. Grazie.
Grazie, grazie.